Alpini a posto, alpini attenti! Onore alla bandiera! Alpini, ripasso! Alpini a posto, alpini attenti! Onore ai caduti! Alpini, riposo! L'eterno riposo. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorride ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi, così sia. Amen. Amen. Chiave mormorata, calmo e placido il passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i fanti, tacere bisognava andare avanti, s'udiva intanto l'aria da mare sponde, sommesso le neve di bugia dell'onde, era un messaggio dolce e lusinghiero, di nave mormorò, non passa lo straniero. Capogruppo Pasqualino Lupone. A nome del gruppo degli alpini porgo il benvenuto in questo posto che il gruppo alpini ha ritenuto di fare il monumento ai ragazzi del 99. I ragazzi del 99 chi erano? Il primo periodo della guerra, dal 15-16, la guerra andava male per l'Italia e nel 1917 il governo italiano ritenette di chiamare alle armi i ragazzi che nel 17 compivano 18 anni. I ragazzi del 99 hanno contribuito veramente alla vittoria finale. Adesso per ricordare i ragazzi del 99 che erano tutti nati a Tocco Casauri, leggerò
e gli amici alpini daranno con la presenza un ricordo e un onore a questi ragazzi che sicuramente non conosciamo, non sappiamo come sono morti, ma sicuramente sono degli eroi, perché partire a 18 anni per la guerra è la cosa già che dimostra che erano degli eroi sicuramente. Camera Antonio, Cappoli Onorato, Ciabotti Domenico, Ciabotti Eustacchio, Coia Pietro, D'Angelo Giovanni, D'Angelo Girolamo, D'Ostile Eustacchio, De Santis Bartolomeo, Di Carlo Eugenio, Di Carlo Pasquale, Di Ciccio Giuseppe, Di Donato Domenico, Di Florio Donato, Di Giambattista Giovanni, Di Gregorio Lorenzo, Di Iulio Cesidio, Farchione Raffaele, Forcucci Enrico, Gian Domenico Pietro, Jacobucci Giuseppe, Iacone Eustacchio, Iacone Pasquale, Battanzio Vincenzo, Lombardi Eugenio, Lupone Domenico, Macciocca Antonio, Macciocca Michele, Marino Gregorio, Pettinella Antonio, Pietrosanto Pietro, Pinti Eustacchio, Quattrocelli Nicola, Raulli Alfredo, Rizio Sabatino, Roselli Alfredo, Salce Antonio, Salce Eustacchio, Salce Quintino, Santoro Mario, Smarrelli Agapito, Smarrelli Giuseppe, Smarrelli Giuseppe, Smarrelli Serafino, Smarrelli Nicola, Sonsini Giuseppe, Sticca Paolo, Taddei Vincenzo, Tarquinio Vincenzo, Terzini Loreto, Terzini Serafino. Mi preme ricordare, visto che le abbiamo portate, le tre nostre croci di merito alla Prima Guerra Mondiale, che sono di Carbone Marcellino, che era mio nonno, della classe del 1894, fu invalido di guerra. Di Cappoli Eustachio, che era il papà di Peppino, della classe del 1897, invalido di guerra e mutilato. E l'ultima medaglia di Pompone Giovanni, che era lo zio del nostro capogruppo. Il nonno del nostro capogruppo, che era della classe del 1992. Siamo qui per ricordare questi ragazzi che, come vi hanno già detto il signor Lino Lupone e il signor Guardiani, avevano 18 anni, quindi erano dei ragazzini e sono stati catapultati, nonostante questo, dalla casa alla guerra. La guerra non ha mai una giustificazione né una motivazione. La guerra è sempre evitabile se qualcuno ci si mette con la buona volontà e con un po' di testa. Ovviamente i più piccoli non conoscono che cos'è la guerra, che cos'è la Prima Guerra Mondiale, impareranno a conoscerla col tempo, con gli studi. Se avete un sogno, un ideale, impegnatevi a raggiungerlo, raggiungetelo, lottate, credeteci fino in fondo e alla fine, magari non tutto, ma una parte del sogno riuscirete a realizzarlo con la buona volontà, con la testa e con la sensibilità del cuore. Questo vi auguro, buona giornata, buona fine scuola e buona estate. Nell'emozione ho dimenticato di ringraziare un mio carissimo amico che Vittorio Di Giulio, che è venuto qui a suonarci il silenzio. Grazie Vittorio.